Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un argomento che potrebbe essere un po' passato, ma in realtà è semplicemente l'ennesima riprova del fatto che la gente talvolta non ragiona e segue un po' quello che è il suo tifo, mettendoci una maglia tifoso che in realtà utilizza in modo sbagliato. E vi diciamo il perché. Allora, come sapete la Roma è uscita qualche giorno fa dalla Champions League e come sapete io prendo tutte le cose un po' dopo perché durante la settimana sono molto impegnato in questo periodo, anche se fra poco avrò un po' più di tempo. Pertanto nel weekend apprendo le cose che succedono e cerco a modo mio di commentarle anche con ritardo. Detto questo, il ritardo non influenza in nessun modo quella che è l'attualità di una cosa, di una notizia, di una reazione da parte di certi tifosi, pertanto le commento oggi, il giorno dopo quella che è stata la partita da Juventus. Qualunque essa sia stata, perché in questo momento è sabato e sto registrando il video, quindi chissà com'è andata e quali saranno gli esiti anche di un campionato che sta giungendo al termine. Cosa è successo? La Roma è stata uscita appunto dalla Champions League. Una Roma che comunque in una partita 4-2 vinta la Roma, ma l'andata 5-2 ha fatto vincere il Liverpool. Ci sono state delle polemiche arbitrali, so un po' viene fuori un po' sempre, poi in Champions League talvolta vengono fuori di più perché manca il VAR, cosa che molti presidenti spingono appunto di mettere anche in Europa e giustamente aggiungerei, e anche perché in Europa secondo me la classe arbitrale è parecchio scarsa, devo dire la verità. Ci sono degli arbitri veramente molto più scarsi di quelli che sono i nostri nel campionato italiano, che talvolta a loro volta vengono in qualche modo insultati. Detto questo, De Rossi, nonostante ci sia una polemica su un fallo, l'arbitro non ha visto una cosa, dice queste parole qua. L'arbitro non era facile per lui vedere il fallo di mano di Arnold. Il secondo episodio dubbio sembrava fuori gioco dal campo, ma adesso conta poco parlarne. Cosa dei miei compagni in spogliatoio, li ho ringraziati, sono orgogliosissimo di loro e sono orgogliosissimo della gente, dei tifosi. Queste sono partite che rimangono nel cuore perché sono piene di orgoglio, d'amore e di romanismo. De Rossi ha detto delle bellissime parole. Allora, quello che non voglio che succeda è che si butti tutto in un calderone, si faccia un unico ragionamento, cioè quelle che sono le reazioni dell'una e dell'altra persona. E ovviamente questo che io rispetto benissimo queste parole che potrebbero essere viste come agli antipodi rispetto a quelli di Buffon, e lo sono effettivamente, ma ciò non vuol dire che in questo caso De Rossi abbia perfettamente ragione e Buffon quindi no, o viceversa. Io credo che le due cose possono avere entrambe un valore e un peso specifico, perché ribadisco quello che ho detto dopo quelle che erano state le dichiarazioni di Buffon, parlando del Piero, di tutti quelli che avevano commentato le reazioni di Buffon, e ripeto una parola, contestualizzare. Credo che i tifosi, o meglio, molti di quelli che ho letto questo post, da quando ho letto queste parole di De Rossi, è romanzo calcistico, una pagina che conosci di sicuro, e guardate voi, potete guardare con voi senza che ve li riporti, sono commenti classici, ma se tu sei di Buffon, solite puttanate a favore di una persona e a favore di Buffon, che ovviamente essendo juventino, diciamo che quando leggo dei commenti contro Buffon prevale più il fatto che Buffon sia capitano e giocatore della Juventus che il fatto che Buffon sia Buffon stesso. Buffon non è un santo e non ha fatto sicuramente solo cose esemplari, ha sbagliato anche lui. Però è anche vero che paragonando Buffon a De Rossi, e io sono un estimatore di De Rossi, lo dico veramente con, l'ho sempre detto, io amo follemente De Rossi, pur non essendo giocatore della Juve, anche De Rossi ha fatto tantissimi errori, ci ricordiamo molto bene, a partire da quello che è stata la gomitata ai mondiali, che gli ha fatto saltare tutto il mondiale per giocare alla finale. Quindi non è che De Rossi sia automaticamente un santo e Buffon sicuramente non lo è a sua volta. Però è anche vero che, ripeto, contestualizzare. Perché De Rossi dice le parole molto sportive, molto buone, molto sincere, dopo che ha perso una partita, meritatamente direi, perché il Liverpool, di là che poi ha mollato un po' alla fine, un po' conscia forse del fatto, con un po' di presunzione che ormai era fatta, e ha preso questi due gol qua, però il Liverpool praticamente la partita l'ha fatta loro. Pertanto la Roma ha perso meritatamente, ma comunque ha fatto un cammino stupefacente quello che ha fatto la Roma, ragazzi, ha fatto molto bene. Però in quel momento là il Liverpool ha meritato il passaggio. Ci sono state polemiche? Ok. De Rossi la prende un po' con sportività, con filosofia, e dice che al di là di tutto quanto, insomma, po conta poco parlarne, è successo così, è orgoglioso dei giocatori, dei colleghi, dei tifosi e così via. Buffon, dopo quello che è l'uscita dalla Champions League, in quel modo che poi arriva anche in un momento all'ultimo secondo praticamente, in un contesto diverso, una partita rimontata alla pari, quindi in cui c'era speranza, dice parole un po' opposte, parla dell'insensibilità dell'arbitro, quindi non è che offende, l'ho detto in un modo un po' scomposto, ma poi un ragionamento che porta avanti comunque dopo quell'intervista alle Iene in toni più civili, un ragionamento diciamo molto diverso da quello di Rossi. Però ragazzi, qui c'è da contestualizzare.
Abbiamo da una parte De Rossi, che è il giocatore che io stimo, che si trova un po' per caso in una semifinale di Champions League. Proprio per caso, non perché abbia demeritato quella posizione, ma semplicemente perché la Roma non ha mai ambito la Champions League. La Roma si è trovata veramente per caso in semifinale, un po' come ci siamo trovati in finale nel 2015. Cioè, chi di noi avrebbe sperato? Nessuno, perché alla fine dici, basta arrivare ai quarti, poi sono prime 8, soliti discorsi. Abbiamo detto due finali che, di cui la prima nessuno si aspettava una cosa del genere, la seconda non c'è più di più. La Roma ha fatto un po' quello che ha fatto la Juventus. Roma che tra l'altro, a differenza della Juventus, in campionato è terza, mi pare. E quindi non è neanche, tra l'altro, prima. Qui non parliamo della squadra più forte d'Italia, parliamo di una squadra che è terza, quindi forse probabilmente non è la terza per valore, ma secondo me è sicuramente la seconda o terza, non di più. Che si trova un po' per caso, meritatamente, infine in semifinale di Champions League. Come va? Come è successo per noi? La finale, veramente la finale del 2015, ha dato delusioni, ok, ma non quanto quella del 2017, perché chiaramente siamo arrivati così, poi il Barcellona a quel tempo, quel periodo là, era veramente molto più forte di adesso, e ci siamo trovati fuori, amen. Al di là del rigore su Pogba, su Foden el Beisha, al di là di tutto, ci siamo trovati là. Quindi alla fine, la filosofia, ok, un buon cammino, grandissimi tutti, ci riproveremo. De Rossi è questo, De Rossi è un giocatore che con grande orgoglio e con grande felicità si è trovato in semifinale, un po' per caso, anche lui non credo che ci sperasse molto inizialmente a settembre, e la prende con filosofia, punto e basta. De Rossi è un giocatore che la Champions League ha vista ben poco rispetto ai suoi colleghi Buffon in primis, perché sa qual è la dimensione della Roma, ha fatto una scelta di vita che gli ha permesso di rimanere a Roma, anche guadagnando molto quello che è, ha fatto una scelta di cuore come Totti, perché chiaramente so che De Rossi è romanista e ama Roma. E quindi anche con meno ambizione, poi ognuno può discutere sul fatto che sia una scelta migliore essere ambiziosi o meno, ha fatto quella scelta e mai avrebbe sperato di arrivare così in alto, mai avrebbe sperato di vincere sei campionati di fila. Magari vinceremo sì, ma sei di no. Quindi chiaramente trovarsi in quella posizione di Champions League è stato un po' così. Insomma, una cosa prende con filosofia, vada come vada, che va bene lo stesso. Quindi le polemiche arbitrali sono state molto più placate dal loro punto di vista. Avrei voluto vedere De Rossi, e anche pur stimando De Rossi, ma l'avrei capito, nel caso in cui ci fosse stato episodi simili magari in partite determinanti per la posizione dello scudetto. Scudetto che è un obiettivo che la Roma può tranquillamente raggiungere, non quest'anno, ma per il valore che ha è un obiettivo sul quale punta, è giusto che faccia. Oppure una Coppa Italia, perché la Roma punta anche molto su Coppa Italia, visto che è seconda alla Juventus per titoli vinti. Questa è una cosa diversa. Buffon è diverso. Buffon è un giocatore che ha vinto, che non ha vinto la Champions League, che ha perso tre finali con la Juventus e quindi ha il peso del finale, veramente, poi alla fine uno può dire che rosica, però in realtà il peso a livello emotivo si fa sentire per lui e per tutti i giocatori che più di una volta hanno provato quell'obiettivo e che non sono mai riusciti a raggiungerlo. Mettiamoci anche il fatto che Buffon sapeva benissimo, quello sfogo di Buffon è frutto del fatto che sa benissimo che quella era l'ultima occasione di poter far bene e vincerla, perché si ritira. De Rossi no, ma De Rossi, come ho detto prima, ha altri obiettivi, rimanere a Roma per la vicenda dei tifosi, che è una tifoseria molto calda, che gli vuole molto bene. Buffon ha questo e molto altro a livello appunto di ambizione. E non perché De Rossi sia meno di Buffon, ma semplicemente perché sono scelte di vita loro e carriere diverse, al di là del mondiale in comune, totalmente diverse, anche a titoli vinti, partite vinte, tutto quanto. De Rossi per me è un campione, e a me piace molto, però ovviamente non è che discrimino uno piuttosto che l'altro appunto perché la pensi diversamente. Vanno contestualizzati i sentimenti e le emozioni dei giocatori in quel momento, collegate a quelle che sono le loro carriere e i loro punti di vista circa quello che è anche la carriera di un calciatore, quello che è l'ambizione e l'obiettivo di un calciatore. Per De Rossi uno, per Buffon è diverso, c'è poco da fare. In nazionale probabilmente De Rossi è molto più ambizioso che con la Roma, ha benissimo in mente De Rossi quali siano gli obiettivi in nazionale, perché la nazionale si è sempre ritenuta quella italiana, qualcosa di superiore rispetto al club in cui hanno giocato, perché chiaramente la nazionale, al di là di quello che hanno fatto negli ultimi anni, l'Italia come nazionale è una nazionale molto ambiziosa che ha sempre visto buoni risultati. Pertanto poi nazionale uno può anche veramente lamentarsi di più, perché sente con più empatia, con più pathos quello che è l'obiettivo che vuole raggiungere. Quindi ragazzi, io non ho mai capito perché, poi nei commenti leggeteli pure, perché sono là. Questa cosa di paragonare sempre Buffon, tirare sempre fuori Buffon in ogni cosa, appunto per fare il confronto tra quello che è De Rossi santo, quando in realtà nessuno di lui lo è, però ovviamente in quel momento a qualcuno va bene santificare uno e buttare, cioè, negli inferi l'altro come se fosse l'ultimo e il peggiore dei giocatori, degli uomini di calcio. Poi vabbè, ognuno poi rimanda i passaggi di Buffon, Buffon ha detto questo, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, però poi alla fine nessuno dei due, come ho detto prima, si può santificare al 100% per quello che hanno fatto. Hanno sbagliato e hanno anche
soppesato gli errori con altre cose, quindi chiedendo scusa, o piuttosto che rimediando gli errori, perché è una cosa che fa bene, sbagliare è una cosa che fa benissimo, ragazzi. Detto questo, io ammiro entrambe le persone, i giocatori, gli uomini, Buffon in primis per tanti motivi, ma De Rossi, secondo me, a me personalmente mi è piaciuto. Quindi non vuol dire che questa cosa qua vada a screditare uno o l'altro, semplicemente bisogna contestualizzare e capire quello che è il senso per uno e per l'altro di quello che dicono, di quello che pensano, di quello che provano. Forza Juve in questo caso, perché chiaramente è così, e alla prossima. Ciao! Paura, paura, paura.